Amici, brrr. No, non sto rabbrividendo perché ho freddo, rabbrividisco perché stiamo andando a visitare una città fantasma. Venite con me. Ancora 5 km e mezzo e siamo arrivati. Stiamo per arrivare a Carnia, adesso siamo in una zona periferica, qua vicino c'è la stazione dei treni, adesso ci passeremo di fronte, mi fermerò un attimo per farvela vedere e poi fra un paio di chilometri, 2 km e 8 mi segna il GPS, arriveremo a Portis. Siamo nel piazzale della stazione di Carnia, a breve saremo arrivati a Portis. Non vedo l'ora di farvi vedere e di vedere com'è questa città fantasma. Ci sono passato alcune volte ma non mi sono mai fermato. Oggi è l'occasione per fermarmi e per vedere quel luogo dove il tempo si è fermato. Stiamo entrando a Portis. Ecco, avete potuto vedere un po' di paesaggio mentre passavo con la bici, adesso andremo nello specifico a vedere qualche casa diroccata, qualche casa abbandonata. Non entreremo perché ci sono i cartelli vietato entrare, pericolo, eccetera, eccetera, però vi farò vedere dall'esterno come si presentano questi edifici. Portis, paese fantasma, oppure forse è meglio definirlo borgo fantasma, si trova lungo la statale 13 Pontebana tra Carnia e Venzone, a circa 250 metri sul livello del mare. La storia di questo posto è semplice, interessante e chi passa da queste parti, se si immedesima un po', riesce a fare un viaggio all'indietro nel tempo, di oltre 40 anni. Esattamente, può tornare al 6 maggio 1976. Ma andiamo con ordine, si trovano notizie di insediamenti umani sin dalla prima metà del primo secolo d.C. Sono stati trovati infatti reperti archeologici lungo il tagliamento che scorre qua vicino. Guardate il treno! Ecco, gli unici rumori che si possono osservare da queste parti, a parte il canto dei fringuelli e degli uccellini, è quello del passaggio del treno. Oggi la strada che gli scorre vicino è la statale 13 Pontebana, ma una volta, nei tempi antichi, all'età dei Romani, era la via Iulia Augusta, che collegava Aquileia al Norico.
Le origini più moderne di questo posto comunque risalirebbero al 1100, quindi all'epoca medievale. Infatti, proseguendo ancora per 2 o 3 chilometri, c'è Venzone, città contenuta dentro una bellissima cinta muraria, e chi vi entra non può che respirare atmosfera medievale. Da segnalare che Portis fu teatro della battaglia napoleonica tra francesi ed austriaci nel 1809, la cosiddetta Battaglia di Venzone. E sin qui la storia di questo borgo è proseguita normalmente, sino alla giornata del 6 maggio 1976, quando il terremoto la rese inagibile. Quel giorno i 150 abitanti del luogo furono costretti ad evacuare le loro case e, come vedete, sono intatte, tranne i segni appunto del passare del tempo. Di tutte le costruzioni solo 2 se ne salvarono, le altre furono distrutte o rese inagibili. Ed è per questo motivo che Portis è a tutti gli effetti un borgo fantasma. Qui il tempo si è proprio fermato, l'atmosfera è surreale e il silenzio è irreale. Se non fosse per le crepe, che sembrano delle rughe, che testimoniano il tempo che passa, si direbbe che qui il tempo non scorra più. Oggi per legge qui non si può più abitare né costruire, anche per la presenza di minacciosi massi che incombono dalle montagne circostanti e che sono pronti a cadere, a rotolare giù nel caso di eventi sismici di una certa rilevanza. Ed è per questi motivi che Portis è un luogo dichiarato inagibile. Lo utilizza questo borgo per esercitazioni e infatti una palestra antisismica per la formazione di soccorritori per le emergenze. Ed eccoci alla chiesa di Santa Lucia, chiesa di origine trecentesca che ha subito nel corso dei secoli numerosi rimaneggiamenti. Quasi completamente distrutta in seguito al terremoto del 1976, e ricostruita tra il 1988 e il 1990. L'interno conserva, nella volta dell'abside, affreschi rifatti nel 1990 dai fratelli venzonesi Antonio e Livio Pascolo, su imitazione dei precedenti affreschi realizzati da pittori appartenenti alla scuola quattrocentesca tolmezzina. Degli affreschi originali si conserva solo un piccolo frammento raffigurante il volto di Cristo posto al centro della volta. Proviamo a vedere com'è l'interno. Purtroppo è chiusa, non possiamo entrare, però siamo riusciti a vedere qualcosa. Da qua si vede poco e niente. Vediamo su quest'altra facciata cosa c'è.
C'è una porticina, andiamo a vedere se si può entrare da qui. Magari la porticina per la sagrestia, ma dubito. Se per la porta principale non si è riusciti a entrare, dubito che da qua appunto si possa entrare. Torniamo indietro, diamo un altro sguardo all'interno della chiesa e poi riprendiamo il nostro viaggio. Bene, torniamo indietro. E coloro che prima abitavano qui, vi starete chiedendo, beh, il 28 novembre 1981 è stata fondata Portis Nuova, a pochissima distanza da qui. Andiamo a visitarla. Ed eccoci a Portis Nuova, facciamoci un giretto. Bene amici, il mio viaggio termina qui. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Spero che vi sia piaciuto. Mi dispiace un po' non avervi mostrato gli interni delle abitazioni, perché facendo delle ricerche sul web ho visto che ci sono molte fotografie che ritraggono l'interno di queste case. Purtroppo, come avete visto, non si può entrare, è tutto chiuso. Non so come abbiano fatto sul web a fotografare nel dettaglio tanti interni. Magari conoscono i proprietari, hanno chiesto il permesso di entrare. Mi sarebbe piaciuto fare un video un po' più urbex. Invece è venuto un video così di viaggio, un travel vlog di viaggio. Bene, grazie per avermi seguito sin qui e oggi posso dire Portis, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.